Sono ore fondamentali per il destino di José Machín, il centrocampista della Guinea Equatoriale, da tempo nel mirino del Genoa. L'incontro imminente tra i due presidenti, Sebastiani e Preziosi, sarà decisivo per capire se Machín resterà in biancazzurro o se ci sarà l'intesa per la cessione al Genoa. Il club di Preziosi ha appena perfezionato quella in prestito agli scozzesi dell'Hibernian di Stéphane Omeonga, ovvero una potenziale contropartita tecnica per l'operazione Machín. Se i due club dovessero trovare l'intesa, nella trattativa potrebbe rientrare l'attaccante spagnolo Raúl Asensio, che prima dovrebbe rientrare dal prestito al Benevento. Sotto il profilo economico, Sebastiani chiede 4 milioni di euro, bonus compresi, e la possibilità di trattenere Machín in prestito a Pescara fino al prossimo giugno. In base agli accordi della scorsa estate, la Roma, in caso di cessione, incasserà la metà del prezzo di rivendita. Ufficializzata la partenza in prestito con diritto di riscatto di Michele Fornasiera al Venezia, sul fronte entrate, come detto, è fatta per il ritorno di Alessandro Bruno, che non è stata l'unica novità alla ripresa degli allenamenti di ieri. Agli ordini di Pillon si allena infatti anche Matteo Oliviero, al momento svincolato. Può essere lui l'alternativa sulla corsia mancina di Cristiano Del Grosso. Nativo di Castelfranco Veneto, Oliviero è cresciuto nelle giovanili della Juventus e nel gennaio 2014 è stato molto vicino all'Aquila per poi optare per la Juve Stabia. Sfortunata l'ultima parte della sua carriera, una operazione al ginocchio nell'estate del 2017. 12 mesi fa la firma con il Cittadella e poi la frattura del perone destro nel giorno del debutto. Per questo lo staff tecnico biancazzurro lo valuterà in questi allenamenti per poi dare l'ok o meno al suo tesseramento. Per il resto la squadra prosegue regolarmente il percorso di avvicinamento alla gara di domenica prossima, ore 15, a Livorno. Non ci sarà il capitano Gaston Brugman, il quale salterà la prima partita in stagione, lui che è stato sempre in campo, tranne che negli ultimi 5 minuti della gara di Salerno. Al suo posto Canutè. Tornerà a disposizione anche Mirko Antonucci, che andrà a comporre il tridente con Mancuso e Marras.